Il denaro è ciò che mette alla prova l'equilibrio tra desiderio e necessità. Che cosa influenza la consapevolezza nello spendere? In primo luogo la situazione economica, sociale e familiare del ragazzo. Infatti i genitori della generazione Z appartengono a classi sociali differenti, di conseguenza i loro figli non avranno mai la stessa visione del denaro. In secondo luogo la società intorno a noi. Proprio come afferma il sociologo e filosofo polacco Bauman, possiamo definire la società liquida in quanto caratterizzata da crisi politiche e ideologiche che causano la perdita di speranza in un futuro prosperoso. Ciò non permetterebbe ai giovani di avere un approccio graduale con il denaro, causando invece una vera e propria collisione. Infine, la trasformazione delle modalità di pagamento. La maggior parte dei ragazzi ha bisogno di aiuto per capire che fare dei propri soldi. Il passaggio da contante a pagamento elettronico ha contribuito a evidenziare questo fenomeno. Quanto il denaro influisce sulle scelte lavorative future? Ne influisce attraverso l'aspirazione ad un cospicuo stipendio, la paura di vivere una condizione economica pericolante, il desiderio di migliorare la condizione economica propria e della famiglia e la paura di non raggiungere un certo status symbol. Che cosa si intende per disturbo ossessivo compulsivo da shopper? Colui che acquista per sopperire allo stato di stress o di ansia che prova e, dopo lo shopping, avverte un senso di colpa. Quali sono le cause scatenanti del fenomeno? Sindrome psichiatrica a sé stante, già presente nell'individuo, condizioni di vita, ricerca dell'apprezzamento nei confronti di se stessi, paura di non acquistare mai sufficientemente. Cosa intendiamo con alfabetizzazione finanziaria? Intendiamo l'insieme delle competenze riguardanti alla finanza su cui i giovani dovrebbero essere istruiti. Da questo grafico, infatti, emerge la diffusa disinformazione riguardo alle risorse finanziarie e il denaro in generale dei ragazzi in Italia. Gli studenti di 15 anni hanno in media conoscenze finanziarie poco al di sotto di quelle dei 10 paesi compresi in questa indagine del 2015. Quasi il 20% ha competenze minime di livello 1. E solo il 6% ne ha di livello avanzato. Da questo grafico possiamo osservare come la maggior parte dei giovani italiani ottenga soldi dai regali dei parenti, mentre solo una piccola parte li ottenga da una paghetta regolare. Se prendiamo come confronto i dati ottenuti dall'indagine nei 10 paesi, denominata OCSE, possiamo capire che il valore dei regali è molto simile, mentre la paghetta è minore. Pagamenti. Come avvengono? Possiamo comprendere che in sempre più stati le transazioni vengono effettuate con carta e quindi digitalmente e le si preferisce dunque all'uso del contante. Ritornando all'alfabetizzazione finanziaria, questa sembra dipendere relativamente poco dall'estrazione socio-economica, quanto più dall'avere un conto corrente. Quasi il 57% degli studenti 15 anni italiani ha un conto bancario o una carta prepagata, un valore poco più basso del 60% rilevato nei 10 paesi presi d'indagine. Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitano gli alberi, di canzoni che faccio danzare le statue, di stelle che mormorano all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.